tutti insieme. Chiesa di Dio, popolo in festa, alleluia, alleluia. Chiesa di Dio, popolo in festa, canta di gioia il Signore con te. Dio ti ha scelto, Dio ti chiama, nel suo amore ti vuole con sé. Spargi nel mondo il suo Vangelo, seme di pace, di bontà. Chiesa di Dio, gioia il Signore con te. Nel Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Dio della speranza che ci riempi di ogni gioia e pane nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Tu sei vivo fuoco, che trionfi a sera, del mio giorno sei la brace. Ecco già rosseggia di bellezza eterna questo giorno che si spegne. Fratelli e sorelle, innalziamo a Dio la nostra preghiera perché trasformi il nostro cuore, rendendolo nuovo e capace di ascoltare
anche il grido di questa città, nella quale la Divina Provvidenza ci ha concesso di trascorrere un tempo di grazia. Amo il Signore perché ascolta il grido della mia preghiera. Verso di me ha teso l'orecchio nel giorno in cui lo invocavo. Mi stringevano funi di morte, ero preso nei lacci degli inferi. Mi opprimevano tristezza e angoscia, e ho invocato il nome del Signore. Ti prego, Signore, salvami. Buono e giusto è il Signore, il nostro Dio è misericordioso. Il Signore protegge gli umili, ero misero ed egli mi ha salvato. Ritorna, anima mia, alla tua pace, poiché il Signore ti ha beneficato. Egli mi ha sottratto dalla morte, ha liberato i miei occhi dalle lacrime, ha preservato i miei piedi dalla caduta. Camminerò alla presenza del Signore sulla terra dei viventi. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore ascolta sempre il grido del suo popolo. Dal libro dell'Esodo. Nel primo giorno del terzo mese, da quando furono usciti dal paese d'Egitto, i figli di Israele giunsero al deserto del Sinai. Partiti da Refidim, giunsero al deserto del Sinai e si accamparono nel deserto. Qui Israele si accampò di fronte al monte. Mosè salì verso Dio e il Signore lo chiamò dal monte dicendo: «Parla così alla casa di Giacobbe e annuncia questo ai figli di Israele. Voi avete visto quello che ho fatto agli egiziani e come vi ho portato sopra ali d'aquila e vi ho condotti a me. Dunque, se obbedite davvero alla mia voce e osservate il mio patto, sarete fra tutti i popoli
il mio tesoro particolare, poiché tutta la terra è mia, e mi sarete un regno di sacerdoti, una nazione santa. Queste sono le parole che dirai ai figli di Israele. Allora Mosè venne, chiamò gli egiziani, chiamò gli anziani del popolo ed espose loro tutte queste parole che il Signore gli aveva ordinato di dire. Tutto il popolo rispose concordemente e disse: noi faremo tutto quello che il Signore ha detto. Ci mettiamo in piedi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Donaci, o Padre, di sentire in mezzo a noi la presenza del Cristo, tuo Figlio, che viene a consolare e redimere ogni persona, e fa che nello spirito di verità e di amore diventiamo gli uni per gli altri testimoni di amore, di misericordia e di pace. Per Cristo nostro Signore. Amen. Diciamo Signore. Rendiamo grazie a Dio. Grazie Padre Santo di essere ancora qui nella sua cattedrale. Siamo contentissimi, sentiamo tutta la sua paternità e grazie perché abbiamo anticipato quest'anno il nostro incontro per poter lavorare durante l'estate anche per il prossimo anno. Sappiamo bene che appena tornato da un viaggio apostolico impegnativo, e quindi ancora un grazie doppio, perché ecco, la fatica poi si sente. Adesso Don Mario, un parroco, ci introdurrà di Roma, della parrocchia di San Giovanni Battista de Rossi, e racconta brevemente quello che è avvenuto in questi mesi, e poi abbiamo tre piccole testimonianze. Santo Padre e cari fratelli, premetto che non sono il portavoce di nessuno, né intendo fare una fotografia completa della Chiesa di Roma, e non ho la competenza per questo. La mia è semplicemente una riflessione a voce alta di un parroco che, come tutti gli altri confratelli, vive quotidianamente le gioie e anche le sfide del servizio pastorale in questa città di Roma. E poi, essendo a Roma da giovane seminarista, gli anni 70, credo di essere anche testimone delle varie stagioni che la Chiesa di Roma ha vissuto dal dopo concilio in poi. Da 2 anni abbiamo iniziato un nuovo cammino di 7 anni in preparazione al grande giubileo del 2015. Nel primo anno, questo ce lo ricordiamo tutti, abbiamo fatto un check-up per verificare lo stato di salute della nostra diocesi e delle nostre parrocchie. Abbiamo riscontrato varie malattie,
mi sembra quelle, sentendo anche gli alti sacerdoti, ad esempio della mia prefettura, stanchezza, autoreferenzialità, divisioni. Ma abbiamo anche constatato che come Chiesa in questa città abbiamo un po' perso mordente, che siamo un piccolo resto e che il numero dei lontani va crescendo. Questo può sembrare un quadro pessimistico, in verità è solo una faccia della medaglia, sono le angosce e le tristezze della nostra pastorale, ma se allarghiamo l'orizzonte possiamo cogliere anche l'altra faccia della medaglia, quella del Gaudium et Spes. Ci sono tante cose belle a Roma, tanti germogli di primavera. Nel secondo anno, cioè quello attuale, lo abbiamo dedicato ad alcuni passaggi. Il primo, la memoria, a partire dal dopo concilio. È stato un passaggio molto importante, non è stata una cronaca, ma un vero esercizio di fede che ci ha fatto prendere coscienza che in anni molto travagliati, quelli del dopo concilio, della sua applicazione, il 68, il Signore non ha abbandonato la sua Chiesa, ma ha compiuto meraviglie. Sono stati anni, e io lo ricordo per averli vissuti e anche sofferti sulla mia pelle, in cui è emersa la carica innovativa del concilio e anche tutta la ricchezza della Chiesa di Roma, dalla riforma liturgica al movimento, diciamo così, della catechesi, tante cose che hanno visto anche il laicato crescere nella disponibilità, nella maturità. E alle grandi associazioni si sono associati i nuovi movimenti che hanno introdotto aria nuova e anche qualche problema, e anche qualche conflitto sicuramente, e che si sono sviluppati qui a Roma grazie anche alla lungimiranza del Cardinal Poletti, che non ha avuto paura del nuovo. Nelle nostre parrocchie è andata crescendo la coscienza di essere popolo di Dio, il protagonismo dei laici, il movimento catechistico, il grande sviluppo della carità e del servizio ai poveri, il desiderio di rinnovamento. Sono stati anni travagliati, ma anche molto belli. Si cercava, si sperimentava, ci si confrontava, si sbagliava anche, ma si respirava aria nuova e nuovo entusiasmo, con indimenticabili esperienze ecclesiali come il convegno del febbraio 74 sui mali di Roma e poi la missione cittadina che ci ha preparato al grande giubileo del 2000 e alla bellissima GMG dell'anno 2000 qui nella nostra città. Quindi luci e ombre, no? Di tutto questo cammino, ma soprattutto luci che ci hanno anche consolati e rianimati e ci hanno dato la certezza che Dio è Dio che guida la Chiesa e anche in questo momento non facile che stiamo vivendo certamente provvederà e saprà stupirci. Insomma, mi sembra che la Chiesa di Roma, Santo Padre, la sua Chiesa, non è una Chiesa rassegnata, non è una Chiesa depressa, tutt'altro, ma desiderosa di reagire e di affrontare queste sfide del nostro tempo. Dopo la memoria c'è stato il passaggio della riconciliazione, perché la memoria ci ha fatto prendere coscienza sicuramente dell'opera di Dio, per cui abbiamo reso grazie, no? Ma anche dei nostri errori, i nostri limiti. E allora abbiamo chiesto perdono a Dio, ci siamo chiesti perdono anche tra di noi nelle celebrazioni penitenziali, parrocchiali, di prefettura, che sono stati momenti molto belli, molto vivi. Io ricordo nella mia parrocchia la gente dopo la celebrazione penitenziale dice: che bello, perché non la rifacciamo più spesso questa esperienza del perdono e della riconciliazione? Però a questo punto io
mi faccio una domanda come pastore, e credo che tutti noi che siamo qui preti e operatori pastorali, questo percorso che abbiamo iniziato, in che misura sta incidendo nella vita delle nostre comunità? Bisogna essere realisti. Il terreno da coltivare è molto arido. Le sfide sono enormi e ci sentiamo davvero piccoli e ogni nostra iniziativa sembra insufficiente. E allora bisogna continuare la ricerca di una pastorale che sia sempre più all'altezza della situazione. E come più volte ci ha ricordato Don Angelo, il vicario della diocesi, il programma pastorale che ci siamo dati è un cantiere aperto, per cui non è che è tutto già bello stabilito, schematico, eccetera. E in base alla situazione che cambia e poi anche ai suggerimenti dello Spirito, forse bisognerà fare anche dei cambiamenti, rimodulare le nostre iniziative, eccetera. C'è da osservare realisticamente che i passaggi fatti finora, poi, almeno quello della mia esperienza, hanno coinvolto una minima parte delle nostre comunità, neppure tutti i domenicali, ma la grande maggioranza degli abitanti dei nostri quartieri è rimasta ai margini. E poi le percentuali che abbiamo sono un po' pesanti, calo dei battesimi, tanti bambini che dopo la prima comunione non fanno il percorso della cresima, forte calo dei matrimoni in chiesa, calo delle vocazioni, i nostri seminari sono proprio ridotti ai minimi, no? La pratica domenicale è intorno 9-10%, non so se sono ottimista. Non mi sembra esagerato dire che siamo, Santo Padre, in piena crisi di fede, una crisi che intacca le nostre parrocchie, che invece di essere comunità di fede spesso diventano luoghi, centri sociali o ricreativi, si fa il ballo, si fa lo yoga, si fa mille cose, no? E distributori di sacramenti. E in questo contesto entra in crisi anche il nostro ruolo di preti, ridotti talvolta a direttori di azienda piuttosto che padri e maestri di fede. Come reagisce un pastore di fronte a tutto questo? Non con lo scoraggiamento, ma con la consapevolezza di avere in mano la forza travolgente del Vangelo che può trasformare la nostra città. E allora mi sembra che la questione fondamentale e urgente non può che essere una: la nuova evangelizzazione di Roma. Roma, sappiamo, è il cuore della Chiesa, no? È il centro del cristianesimo. Ed è doloroso dover dire che è diventata terra di missione. Non possiamo più fermarci alla Lumen Gentium. Dobbiamo passare anche a Roma all'Ad Gentes. La Chiesa di Roma e le nostre parrocchie devono diventare missionarie. E qui mi viene in mente quello che ci diceva San Giovanni Paolo II: la parrocchia trova se stessa al di fuori di se stessa. Tradotto da lei, Santo Padre, con Chiesa in uscita. È necessaria una conversione pastorale della parrocchia. Da fontana del villaggio, come diceva Papa Giovanni XXIII, dove ormai pochi vengono ad attingere, a centro di irradiazione del Vangelo, a lievito che entra nella massa per fermentarla. Certo, non è un discorso nuovo questo. Chi ha vissuto con me tutti questi anni qui a Roma, dobbiamo cercare, non dobbiamo più aspettare la gente, bisogna andarla a cercare. Dicevo che non è un discorso nuovo. Qualcuno potrà dire, questo della missione è minestra riscaldata. Sì, ma è minestra buona. È minestra che ha 2000 anni di storia. È la minestra del Vangelo. E negli anni passati ne abbiamo parlato, ma poi nei fatti
ci siamo un po' ridotti a qualche episodio isolato di missione. Per esempio la missione cittadina, io la ricordo con entusiasmo, è stato un momento di grande vitalità per la nostra diocesi. Però poi è finito lì, è finito tutto lì. Non c'è stato un dopo. Credo che serva invece uno stile di missione permanente. Voglio fare un inciso qui. Nel nostro vicariato ci sono tanti uffici, no? Dall'ufficio carburanti all'ufficio liturgico e tutti gli altri uffici, no? Perché non creare un ufficio per la missione permanente, ma non per aumentare la burocrazia, ma a sostegno, per dare impulso, stimolo, aiuto alla missione permanente nella nostra città. Io, per esempio, nella mia parrocchia ho ancora 20 centri di ascolto del Vangelo che sono nati nel 2000 e ci sono ancora, ma li ho portati avanti da solo, nessuno mi ha dato una mano, no? E sarebbe bello invece che la nostra chiesa di Roma è il primo ufficio, il più importante questo. Leggevo su qualche giornale il titolo che forse lei darà alla riforma della curia, Predicate Evangelium, perché questa è la cosa più importante. È il primo compito di ogni curia, di ogni istituzione ecclesiastica è predicare Evangelium. Roma potrebbe essere esemplare in questo. Allora dicevo, uno stile di missione permanente. E la sfida mi sembra tutta qui, e soprattutto però nello scoprire il come della missione, da che parte gettare la rete. E penso che non possiamo riproporre formule del passato. Bisogna inventare una modalità nuova, un linguaggio nuovo di missione adatto a questo tempo. È una bella sfida. Certo, non navighiamo al buio, perché grazie al cielo e a lei, Santo Padre, c'è una guida chiara e stimolante che è l'Evangelii Gaudium, che è come, mi sembra, una nuova edizione dei due documenti conciliari citati. È un po' la fusione tra Lumen Gentium e Ad Gentes. È qualcosa di bello, che è uscito un po' dal suo cuore di pastore. Mi dicono anche che l'ha scritta lei, di suo pugno. Si vede anche, mi sembra. La parte finale. Tanto. Però sicuramente viene dal suo cuore di pastore, che è il nostro vescovo, insomma. Ecco. E in questo documento il Santo Padre ci invita al discernimento e alla creatività pastorale, attingendo alla Sacra Scrittura, ma questo non basta. Facendo la lettura dei segni dei tempi, ma anche questo non basta. Va aggiunto anche l'ascolto del Maestro interiore che parla al cuore dei Romani, suscitando una sete di Vangelo e di vita buona. Però ecco, io penso che non dobbiamo guardare alla realtà della nostra città in questo momento, che è una realtà complessa, a volte pesante, e lo vediamo anche in questi giorni, no? Non la dobbiamo guardare come un nemico da affrontare o da combattere. Dobbiamo guardarla, la nostra città, questa realtà di Roma, con simpatia. Direi come ha fatto il Concilio nei confronti del mondo, certi che dietro le pieghe di questa complessità è all'opera lo Spirito Santo Creatore. Ed è con Lui che ci dobbiamo connettere. Abbiamo tutti il cellulare, no? Ci connettiamo con lo Spirito Santo. Sono sicuro che verranno fuori delle cose molto interessanti. Per concludere, tutti noi, pastori e fedeli, in questo momento ci sentiamo un po' piccoli, no? Di fronte a questa realtà della nostra città. Abbiamo bisogno di fiducia, però devo dire che ancora non ci hanno rubato la speranza. Ecco, è lei che è il nostro vescovo, mi sembra, non lo faccio per incensarla, ma con sincerità, lei è un vero testimone di fiducia e anche un profeta di speranza. Ci aiuti ad andare avanti. Grazie.
Grazie Don Mario, e il desiderio è proprio quello di arrivare ai margini in questo momento, cioè di raggiungere e di essere vicini a tutti. Brevemente vorremmo ascoltare queste tre testimonianze di una giovane, di una coppia, una famiglia e Simona, vero? Simona, poi Paolo e Doretta e Don Ben della Caritas. Vi suggerirei una cosa, se potete essere proprio brevi così possiamo poi passare all'ascolto. Grazie. Buonasera, sono Simona Vasallucci, responsabile di due case famiglia per adolescenti con disagio e all'interno del progetto Ospedale da Campo mi occupo di presenza negli ambienti aggregativi giovanili. Sono tanti i disastri di umanità giovanile presenti a Roma. Ogni giorno nei centri commerciali, nei bar, nelle piazze, nelle discoteche, nei ritrovi informali, abitati da me e da altre persone, incontriamo tanta gioventù abbandonata a se stessa, senza una prossimità adulta che le sia accanto, assai spesso senza un riferimento familiare, in compagnia delle loro solitudini, alla mercé del business di adulti senza scrupoli. E i ragazzi così vivono disagi che esplodono all'improvviso. È un grido assordante. Mi chiedo e vi chiedo, per quanto ancora devono gridare urla da sballo così assurde? Per quanto fingeremo di essere sordi a queste grida? Ma cos'altro ancora devono gridare? Oggi è normale bere, drogarsi, giocare d'azzardo, fare festini, passare interi pomeriggi da soli, prostituirsi e spaccarsi di chimica. I nostri ragazzi abitano strutture di peccato così ben organizzate che sistematicamente le subiscono, perché regolarmente le vivono. Non si sentono affatto in emergenza, ma lo sono permanentemente. Da alcuni anni è operativo in diocesi un progetto che si chiama Ospedale da Campo per Giovani, che si occupa di realtà giovanili in forte difficoltà e con varie dipendenze. Il progetto consente di abitare stabilmente i tanti ambienti dei ragazzi per dare risposte concrete ai problemi di questa fascia giovanile. Con una formazione semplice da qualche anno presente in diocesi e con una metodologia adeguata, tutti noi qui presenti possiamo abitare l'esistenza periferica di tanti giovani che giocano con la vita e della fede non sanno che farsene. Ogni giorno io verifico che abbiamo uno splendido margine di azione, con tante esperienze positive, a patto di impegnarci a generare processi pastorali aggiornati in uscita, senza indugiare sulle abituali iniziative pastoral parrocchiali. Tantissimi ragazzi sfuggono ai nostri circuiti parrocchiali, come sfuggono a se stessi, alla scuola, alla famiglia, al lavoro, al volontariato, ai servizi sociali, alla sanità, alla legge, al confronto. Non c'è bisogno di particolari doti se vogliamo abitare e prendere in carico il disagio giovanile. Si può fare, perché persone normalissime, come me, mamma di tre bimbi, lo stanno già facendo. Grazie. Il secondo grido è quello della famiglia. Buonasera, siamo Paolo, Doretta, Gabriele e Andrea, una famiglia di Roma. Il nostro intervento sarà a due voci. Comincia mia moglie. Giustamente.
Buonasera, ci è stato chiesto di dare voce al grido delle famiglie di Roma e ci siamo chiesti come possiamo noi rappresentare una realtà come la famiglia, che è una realtà così articolata ed è una realtà così trasversale. Parlare di famiglia è parlare un po' di ciascuno di noi. Ognuno di noi è un pezzo di famiglia. E nello stesso tempo è parlare della società civile e della società ecclesiale. Le portiamo santità il grido delle coppie che ancora scelgono di sposarsi. Lo scelgono tra la speranza di che sia davvero per sempre e la paura di affrontare la quotidianità. Le portiamo la voce delle coppie giovani che accettano la sfida della genitorialità e insieme a loro la voce di bambini e di adolescenti che chiedono a noi genitori da una parte di dare loro delle radici in un mondo frammentato e dall'altra di dare loro delle ali per affrontare l'avventura del volo. Le portiamo la voce di tante famiglie ferite, ferite alle volte profonde, in cui spesso le famiglie si sentono un po' sole, ferite dalla realtà magari dell'infertilità, da esperienze di aborto, di malattie, di separazioni. Le portiamo la voce delle famiglie con figli diversamente abili, che lottano ogni giorno tra istituzioni e discriminazioni per dare ai propri figli ciò di cui hanno bisogno. E le portiamo la voce dei nostri nonni, degli anziani che stanno nelle famiglie, che spesso hanno bisogno di cure lunghe nel tempo, impegnative, e spesso hanno bisogno di compagnia e di tanto affetto. E le portiamo il grido delle persone e delle famiglie povere, a cui, oltre che rispondere delle necessità di urgenza, del mangiare, del vestire, delle situazioni sanitarie, veniamo chiamati a una sfida più grande, quello di ridare loro la dignità di provvedere a se stessi. Le nostre famiglie oggi lavorano, devono impegnarsi su tre generazioni: quella propria degli sposi, quella dei figli e quella dei genitori anziani. Dobbiamo occuparci di tre generazioni, che significa non soltanto passare tanto tempo con loro, ma anche avere cure materiali, cure mediche, in un contesto in cui al lavoro oggi per la maggior parte dei casi devono lavorare marito e moglie, dove non sempre è facile prendere un permesso per potersi prendere cura della famiglia. Chi ha un contratto a tempo determinato lo sa, la legge dà dei diritti, ma poi il rischio è che non si veda rinnovato quel contratto. E quindi le famiglie devono occuparsi di tante cose, sono quasi sottoposte a una performance. Devono risolvere problemi, spostarsi in una città come Roma. Oggi abbiamo trovato molto traffico per venire qua. Il vigile mi ha detto, eh sì, perché deve passare il Papa. E quindi doversi occupare, fare una visita medica, incastrare gli impegni in questo contesto è qualcosa che grava sulla generazione centrale. E questo ne risente la cura della relazione. Il tempo, dicevamo, da passare con i figli, soprattutto adolescenti, ascoltarli, far fronte alle loro istanze, alle istanze a volte poste dal mondo della scuola. Le famiglie vivono quindi risolvendo problemi. Noi abbiamo nelle nostre parrocchie gruppi dedicati alle famiglie, la pastorale familiare è presente, c'è la cura della famiglia. Soltanto che riscontriamo spesso che a un entusiasmo iniziale poi non corrisponde la continuità.
E ci siamo chiesti perché, lo abbiamo chiesto a noi stessi, l'abbiamo chiesto a loro. Il grido più accorato che le famiglie ci hanno fatto è: noi abbiamo bisogno di tempo, il tempo. Sono stanchi di correre appresso ad impegni e vorrebbero avere più tempo per curare le relazioni che dicevamo prima. Questo, santità, è il grido diffuso delle famiglie di Roma. Pur nella loro complessità, ci sembra un elemento comune. Don Bene, sì. Caro Papa Francesco, sono Don Ben, direttore della Caritas Diocesana di Roma. Sono qui per provare a raccontare e testimoniare brevemente l'esperienza che segna a me e molti degli operatori, volontari e animatori parrocchiali. Non è mia intenzione di raccontare in tono idealistico il nostro servizio, ma con sguardo di speranza sì. Quotidianamente tutti noi incontriamo situazioni e drammi talmente complessi e dolorosi che l'impotenza potrebbe afferrare il nostro cuore. Siamo sopraffatti a volte dalle richieste e marchiati nel cuore dal dolore per non riuscire a farvi fronte. La folla è numerosa, variegata, e ci troviamo a volte nella situazione dei discepoli che dicono al Signore: 200 denari di pane non basterebbero perché ciascuno abbia un pezzo. Ed ogni volta che questo capita, rinnoviamo la nostra obbedienza al Signore, che dopo aver chiesto quanti pani avete, comanda: fateli sedere. Ecco, il farli sedere per noi è il primo passo del servizio. Il resto poi decorre in maniera più semplice. Ma come far sedere le centinaia di migliaia di anziani che vivono soprattutto la solitudine nelle loro case? Come far sedere le migliaia di persone che vivono per la strada? Molte di loro poi sono portatori di povertà molteplici, sono spezzate dentro. Come far sedere le migliaia di persone che vivono nelle periferie, che gridano, che chiedono lavoro, attenzione, casa, compagni di fiducia nel quotidiano? Come far sedere le migliaia di giovani smarriti, prigionieri dei social, manipolati anche dal mondo politico? Come far sedere le vittime del gioco d'azzardo, i portatori di handicap? Come far sedere le popolazioni delle carceri e poi i Rom, che poi sono gli ultimi degli ultimi? Ma vede, santità, noi, come tutte le realtà ecclesiali e non che si dedicano agli ultimi, proviamo a farlo lo stesso tutti i giorni, e non perché abbiamo trovato il pane per tutti. Tutt'altro. Lo facciamo perché abbiamo fame di condividere con loro il pane materiale e umano, e forse riusciamo sì a donare a loro qualcosa, ma sperimentiamo sempre la fame di ricevere qualcosa da loro. E cosa mai ci possono dare queste categorie di persone che chiedono? Lo dico con forza. Tutte queste categorie, tutte quelle altre anche nominate già, ci insegnano il valore della vita, terrena ed eterna. Ci insegnano cosa significhi resilienza di vita, dignità e capacità di vivere con ciò che si ha. Sì, caro Papa, ci insegnano la vita.
E quante volte un incontro, una storia ascoltata, un dramma che ci viene consegnato ci riempie il cuore. Quante volte torniamo nelle nostre case con il cuore gonfio di dolore per il loro dolore, ma allo stesso tempo gonfio di una determinazione maggiore e forza a non rassegnarci, a continuare a fare la nostra parte per l'edificazione del Regno e il servizio degli ultimi. Quante volte torniamo ai piedi del Signore portando il dolore raccolto e nello stesso tempo benedicendolo per l'onore che ci ha dato di vivere, di amare e di servire. Mi permetta di raccontarle brevissimamente una storia per spiegare meglio le mie parole. Qualche tempo fa ero al semaforo per attraversare la strada. Ho visto con la coda dell'occhio un ragazzo, sarà stato sui 20 anni. Si è fermato vicino al cassonetto dei rifiuti, l'ha aperto ed ha cominciato a frugarvi dentro, con lo sguardo soprattutto. Ad un certo punto ha teso la mano e ha estratto un pezzo di pane, l'ha ripulito e l'ha portato alla bocca come se fosse un boccone prelibato, senza colpo ferire. A questo punto immagini lei, immaginate anche voi, ciò che si è scatenato dentro di me. Vergogna, perché una società come la nostra ancora permette queste cose. Vergogna perché spesso non riusciamo più a provare vergogna. Indignazione e rabbia. L'ho fissato per qualche istante negli occhi e ho visto che aveva uno sguardo sereno. Le mie emozioni si sono mescolate ulteriormente, tramutandosi in curiosità, stima, desiderio di conoscerlo. Ed invece non ho avuto il coraggio di chiedergli nulla. Poco dopo il ragazzo è andato via, si è voltato dall'altra parte, io non ho avuto la forza di corrergli appresso e dirgli: fermati per favore, stai con me, raccontami di te, chi sei, da dove vieni, qual è il segreto del tuo cuore, com'è la vita, come si può vivere raccogliendo il pane dal cassonetto senza indurire il cuore. Insegnami per favore la vita. Era questa la sensazione scatenatasi dentro di me. Ecco, Santità, ogni giorno ci confrontiamo con realtà simili, ogni giorno il Signore si rende presente a noi attraverso gemme simili. Lungi da me voler enfatizzare i poveri, la povertà non è una passeggiata o un divertimento, ma è una realtà che segna duramente e graffia nel profondo. Ma credo che non sia neppure una colpa che si debba tramandare di padre in figlio. E anche se attorno a noi ci sono voci che vorrebbero far spazio solo ad una lettura negativa sui poveri, voci che sbeffeggiano o addirittura ci accusano perché ci dedichiamo agli ultimi, io vorrei dire con forza: servire i poveri per noi tutti, è sempre occasione di ricevere la buona notizia in maniera fresca e autentica. Quando poi insieme a loro ci mettiamo seduti anche attorno al banchetto dell'Eucaristia, la nostra gioia è piena. Grazie. Grazie. Quella lettera è passata alla prefettura e al quotidiano l'appuntamento con quella gente. Grazie. Ecco, abbiamo aperto la fase dell'ascolto del grido della città. E adesso lei. Cambierò un poco perché mi sono ispirato qui. Grazie. Grazie del vostro intervento, del vostro ascolto. E la prima tentazione che può venire dopo aver ascoltato tante difficoltà, tanti problemi, tante cose che mancano, no, dobbiamo resistemare la città, resistemare la diocesi, mettere tutto al suo posto, mettere ordine. E questo sarebbe guardarci noi, tornare a guardarci dentro. Sì, le cose saranno risistemate e noi
avremmo messo a posto il museo, ecclesiastico della città, tutto in ordine, sì, tutto. Questo significa domesticare le cose, domesticare i giovani, domesticare il cuore della gente, domesticare le famiglie, fare calligrafia inglese, tutto perfetto. E questo sarebbe il peccato più grande di mondanità e di spirito mondano antievangelico. Non si tratta di resistemare. Abbiamo sentito gli squilibri della città, lo squilibrio dei giovani, degli anziani, delle famiglie. Lo squilibrio nei rapporti con i figli. E oggi siamo stati chiamati a reggere lo squilibrio. Noi non possiamo fare qualcosa di buono, di evangelico, se abbiamo paura allo squilibrio. Dobbiamo prendere lo squilibrio per le mani, con le mani. Questo è quello che il Signore ci dice, perché l'Evangelo, credo che mi capirete, è una dottrina squilibrata. Prendete le beatitudini e meritano il premio Nobel allo squilibrio. Il Vangelo è così. Gli apostoli si sono innervositi quando veniva il tramonto, arrivava il tramonto e quella folla, 5.000 uomini soltanto, continuava a ascoltare Gesù. E loro hanno guardato l'orologio e dicono: ma questo è troppo, dobbiamo pregare i vespri, il completorio, e poi mangiare. E hanno cercato la forma di risistemazione, si sono avvicinati al Signore e hanno detto: ma Signore, congedali, perché il posto è deserto, che vadano a comprarsi da mangiare nella pianura deserta. Questa è l'illusione dell'equilibrio della gente di chiesa, fra virgolette, no? E io credo, l'ho detto, non so dove, ma lì è incominciato il clericalismo. Conceda alla gente che se ne vadano e noi mangeremo questo che noi abbiamo. Forse lì è l'inizio del clericalismo, che il clericalismo è un bel equilibrio, no? Per sistemare le cose. Io ho scritto le cose che sentivo, che mi toccavano il cuore, e poi con questa strada di sistemare le cose avremo una bella diocesi funzionalizzata. Il clericalismo è il funzionalismo. Io non
questo lo dico con carità, ma devo dirlo. Sto pensando a una diocesi, ne sono parecchi, ma penso a una che ha tutto funzionalizzato, l'appartamento di questo, l'appartamento dell'altro, e uno degli appartamenti ha 4, 5, 6 specialisti che studiano le cose. Quella diocesi ha più dipendenti del Vaticano. E quella diocesi oggi, non voglio nominarla per carità, quella diocesi ogni giorno si allontana più di Gesù Cristo, perché rende culto all'armonia non della bellezza, all'armonia della mondanità funzionalista. E siamo caduti in questi casi, nella dettatura del funzionalismo. È una nuova colonizzazione ideologica che cerca di convincere che il Vangelo è una saggezza, è una dottrina, ma non è un annuncio, non è un kerigma. E tanti lasciano il kerigma, inventano sinodi e contrasinodi, dai, che non sono sinodi, sono resistamentazione. Perché se fosse un sinodo, e questo anche è valido per voi, ci vuole lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo dà un calcio al tavolo, lo butta e incomincia da capo. Questo è quello che fa. Chiediamo al Signore la grazia di non cadere in una diocesi funzionalista, ma io credo che con le cose che ho sentito le cose stanno ben orientate, andiamo avanti. Poi questa sera io vorrei comprendere più il grido della gente, della diocesi, e ci aiuterà a comprendere meglio cosa chiede la gente al Signore. Quel grido, un grido che spesso anche noi non ascoltiamo, che facilmente dimentichiamo. E questo succede perché abbiamo smesso di abitare con il cuore. Abitiamo con le idee, con i piani pastorali, con la curiosità, con soluzioni prefatte, ma abitare col cuore. Mi è colpito quello che Don Ben ha sentito con quel ragazzo, no? Si è vergognato di se stesso, non è stato capace di andare a domandargli cosa pensi, come il tuo cuore, cosa cerchi. Se la Chiesa non fa questi passi rimarrà, perché non sa ascoltare con il cuore. La Chiesa sorda al grido della gente, sorda all'ascolto della città. Io vorrei condividere qualche riflessione qui che mi hanno fatto e io ho ricucinato un po', no? E riflessione che illumino il cammino per il prossimo anno. Possiamo partire di un brano evangelico
E poi richiamerò qualche passaggio che del discorso che ho fatto alla Chiesa italiana a Firenze, che è proprio lo stile della nostra Chiesa. Che bello quel discorso. Ah, il Papa ha dato giusto, ha segnalato giusto il cammino, e dale all'incenso, dale che vai. Oggi, se io domandasse, dite qualcosa del discorso a Firenze. Sì, non ricordo, sparito. È entrato nell'alambicco delle destillazioni intellettuali e è finito senza forza, anche come un ricordo. Riprendiamo il discorso a Firenze, che con l'Evangelii Gaudium è il piano per la Chiesa d'Italia, è il piano di questa Chiesa di Roma. Possiamo cominciare con un brano del Vangelo. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: chi dunque è il più grande nel regno dei cieli? Allora Gesù chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: in verità vi dico, se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò, chiunque diventerà piccolo come questo bambino sarà il più grande nel regno dei cieli. E chi accoglie anche uno solo di questi bambini in nome mio, accoglie me. Chi invece scandalizza anche uno solo di questi piccoli che credono in me, sarebbe meglio per lui che gli fosse appesa al collo una macina girata da asino e fosse gettato negli abissi del mare. Guai al mondo per gli scandali. È inevitabile che avvengano scandali, ma guai all'uomo per colpa del quale avviene lo scandalo. Se la tua mano o il tuo piede ti è occasione di scandalo, taglialo e gettalo via da te. È meglio per te entrare nella vita monco o zoppo che avere due mani o due piedi ed essere gettato nel fuoco eterno. E se il tuo occhio ti è occasione di scandalo, cavalo e gettalo via da te. È meglio per te entrare nella vita con un occhio solo che avere due occhi ed essere gettato nella geenna del fuoco. Guardatevi dal disprezzare uno solo di questi piccoli, perché vi dico che i loro angeli nel cielo vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli. È venuto infatti il Figlio dell'uomo a salvare ciò che era perduto. Che ve ne pare? Se un uomo ha 100 pecore e ne smarrisce una, non lascerà forse le 99 sui monti per andare in cerca di quella perduta? Se gli riesce di trovarla, in verità vi dico, si rallegrerà per quella più che per le 99 che non si erano smarrite. Così il Padre vostro celeste non vuole che si perda neanche uno solo di questi piccoli.
Tenete bene nella mente e nel cuore che quando il Signore vuole convertire la sua Chiesa, cioè farla più vicina a Lui, più cristiana, fa sempre così. Prende il più piccolo e lo mette al centro, invitando tutti a diventare piccoli e ad umiliarsi, dice letteralmente il testo evangelico, per diventare piccoli, così come ha fatto Lui, Gesù. La riforma della Chiesa incomincia per la umiltà, e la umiltà nasce e cresce con le umiliazioni. In questa maniera neutralizza le nostre pretese di grandezza. Il Signore non prende un bambino perché è più innocente o perché è più semplice, ma perché sotto i 12 anni i bambini non avevano nessuna rilevanza sociale in quel tempo. Solo chi segue Gesù per questa strada dell'umiltà e si fa piccolo può davvero contribuire alla missione che il Signore ci affida. Chi cerca la propria gloria non saprà né ascoltare gli altri né ascoltare Dio. Come potrà collaborare alla missione? Se uno di voi, non ricordo qui, chi mi diceva che non voleva incensare. Ma fra noi ci sono tanti liturgisti sbagliati che non hanno imparato a incensare bene. Invece di incensare il Signore, incensano così e vivono così. Chi cerca la propria gloria, come potrà riconoscere e accogliere Gesù nei piccoli che gridano a Dio? Tutto il suo spazio interiore è occupato da se stesso o dal gruppo al quale appartiene. Gente come noi, tante volte, per cui non ha né occhi né orecchie per gli altri. Quando il primo sentimento da avere nel cuore per sapere ascoltare è l'umiltà, il guardarsi bene dal disprezzare i piccoli, chiunque essi siano, giovani affetti da orfanezza o finite nel tunnel della droga, famiglie provate dalla quotidianità o sfacciate nelle relazioni, peccatori, poveri, stranieri, persone che hanno perso la fede, persone che non hanno mai avuto la fede, anziani, disabili, giovani che cercano il pane nell'immondizia, come abbiamo sentito. Guai a chi guarda dall'alto in basso e disprezza i piccoli. Soltanto in un momento c'è l'eccito di guardare una persona dall'alto in basso per aiutarla a sollevarsi. L'unico momento. In altri momenti non è l'eccito. E quello che quelli che guardano di alto in basso per disprezzare i piccoli, anche quando i loro stili di vita e i modi di ragionare fossero lontanissimi dal Vangelo, nulla giustifica il nostro disprezzo. Chi è senza umiltà e disprezza non sarà mai un buon evangelizzatore, perché non vedrà mai al di là delle apparenze. Penserà che gli altri siano solo nemici, dei senza Dio, e perderà l'occasione di ascoltare il grido
che hanno dentro, quel grido che spesso è dolore e sogno di un altrove, in cui si manifesta il bisogno della salvezza. Se l'orgoglio e la presunta superiorità morale non ci ottundono l'udito, ci renderemo conto che sotto il grido di tanta gente non c'è altro che un gemito autentico dello Spirito Santo. È lo Spirito che spinge ancora una volta a non accontentarsi, a cercare, a rimettersi in cammino. È lo Spirito che ci salverà di questa resistematizzazione diocesana, che dall'altro è un gattopardismo, voler cambiare tutto perché nulla cambia. Il secondo tratto necessario, il primo è l'umiltà, no? Per ascoltare tu devi abbassarti, eh? Il secondo tratto necessario per ascoltare il grido è il disinteresse. Ben espresso nel brano evangelico della parabola del pastore, che va in cerca della pecora che si è smarrita. Non ha nessun interesse personale da difendere, questo buon pastore. L'unica preoccupazione è che nessuno si perda. Abbiamo interessi personali, noi che siamo questa sera, ma uno può pensare, no? Che qual è il mio interesse nascosto, personale, che ho nella mia attività ecclesiale? La vanità? Non so, ognuno ha il proprio, no? Siamo preoccupati delle nostre strutture parrocchiali, del futuro del nostro istituto, del consenso sociale, di quello che la gente dirà se ci occupiamo dei poveri, dei migranti, dei rom? O siamo attaccati a quel po' di potere che esercitiamo ancora sulle persone della nostra comunità o del nostro quartiere? Tutti noi abbiamo visto parrocchie che hanno fatto opzione sul serio, sotto l'ispirazione dello Spirito, e tanti feligresi, tanti fedeli che andavano lì si sono allontanati perché questo parroco è troppo esigente, anche un po' comunista, okay, e la gente se ne va. E quando non arrivano le lamentele al vescovo, no? E se il vescovo non è coraggioso, non è un uomo che ha l'umiltà, non è un uomo disinteressato, chiama il prete e dice: ma non esagerare, sai, un po' di equilibrio. E lo Spirito Santo non capisce l'equilibrio, non capisce. Capisce la pace. Il disinteresse per se stessi è la condizione necessaria per poter essere pieni di interessi per Dio e per gli altri, per poterli ascoltare davvero. C'è il peccato dello specchio. E noi, preti, suore, laici che con vocazione a lavorare, cadiamo tante volte. Vediamo tante volte in questo peccato dello specchio. Si chiama narcisismo e autoreferenzialità. I peccati dello specchio. E ci soffocano. Il Signore ha ascoltato il grido degli uomini che ha incontrato e si è fatto loro vicino
perché non aveva nulla da difendere e nulla da perdere. Non aveva lo specchio, aveva la coscienza in preghiera, in contemplazione con il Padre e unta dallo Spirito Santo. Questo è il segreto e per questo è andato avanti. Lascia le 99 al sicuro e si mette a cercare chi è smarrito. Noi invece, come ho detto altre volte, siamo spesso ossessionati per le poche pecore che sono rimaste nel recinto. E tanti lasciano di essere pastori di pecore per diventare pettinatori di pecore squisite. E si passano tutto il tempo a pettinarle. Ma tante no, 10. E questo no. Piccola cosa, no? È brutto. Non troviamo mai il coraggio di cercare le altre, quelle che sono perse, che ande per sentieri che non abbiamo mai battuto. Per favore, convinciamoci che tutto merita di essere lasciato e sacrificato per il bene della missione. Lasciare l'orgoglio, per essere umile, lasciare questo benessere, questo interesse di se stesso per l'interesse. Mosè di fronte alla missione ha avuto paura. Ha avuto mille resistenze e obiezioni, ha cercato di convincere Dio a rivolgersi a qualcun altro, ma alla fine è sceso con Dio in mezzo al suo popolo e si è messo ad ascoltare. Che il Signore ci riempia il cuore dell'audacia e della libertà di chi non è legato da interessi e vuole mettersi con empatia e simpatia in mezzo alle vite degli altri. L'ultimo tratto del cuore è necessario per ascoltare il grido e per evangelizzare è avere sperimentato le beatitudini. Oggi parlavo con un rabbino molto amico che era venuto da Buenos Aires e mi ha detto: ma nella legge io trovo che il nostro punto di partenza per il dialogo giudeo-cristiano è la legge dell'amore, amare al tuo Dio con tutte le forze e al prossimo come te stesso. E nel Vangelo, nei libri dei cristiani, nei Vangeli, cosa pensi tu che è un testo che ci aiuterà tanto? Ho detto subito, le beatitudini. Le beatitudini sono un messaggio cristiano, ma anche umano. È il messaggio che ti fa vivere, il messaggio della novità. A me sempre mi ha aiutato a pensare che anche la gente pagana o agnostica, le beatitudini arrivano. Lo stesso Gandhi a suo tempo ha confessato che era il suo testo favorito. E le beatitudini significa aver imparato dal Signore e dalla vita dov'è la gioia vera, quella che il Signore ci dona, e saper discernere dove trovarla, farla trovarla agli altri, senza sbagliare strada. Chi sbaglia strada o chi inciampa, magari con la presunzione di camminare nella via di Dio, rischia di far sbagliare
e inciampare anche gli altri. Lo vediamo in alcuni movimenti pelagiani, alcuni movimenti esoterici, o alcuni momenti gnostici. Gli oggi ci sono fra noi, no? Tutti inciampano, tutti sono incapaci di andare su un orizzonte, vanno un po' avanti per tornare su se stesso, così. Sono le proposte egocentriche. Invece le beatitudini sono teocentriche, ti guardano la vita, ti guardano avanti, ti spogliano, ma ti fanno più leggero nel seguire Gesù. E Gesù parla di non scandalizzare i piccoli. Perché? Perché lo scandalo è una pietra d'inciampo. Tu non hai capito. Lo spirito delle beatitudini, pensiamo al mondo dei dottori della legge, no? Era un continua pietra d'inciampo al popolo. Il popolo sapeva che non avevano autorità, scandalizzavano. E per questa strada finiamo per diventare guide cieche. Inciampiamo noi, facciamo inciampare chi pretendono di aiutare. Alle persone fragili, ferite dalla vita o dal peccato, ai piccoli che gridano a Dio, possiamo e dobbiamo offrire la via delle beatitudini che anche noi abbiamo sperimentato, cioè la gioia dell'incontro con la misericordia di Dio, la bellezza di una vita comunitaria di famiglia dove si è accolti per quello che si è, delle relazioni davvero umane piene di mitezza. Mi fermo un po' con questo, questi giorni sono un po' ossessionato sulla mitezza. È una parola che rischia di cadere dal dizionario, come quasi è caduta, come è caduto il verbo carezzare, accarezzare, no? La mitezza, la tenerezza, i gesti di Gesù di tenerezza. La mitezza accoglie ognuno come è, la ricchezza dei messi poverissimi, senza affetti speciali. Oggi, nell'incontro con il Rom, ho trovato Sor Genevieve, che da 50 anni vive fra loro. Fra loro, anche con i circensi del Luna Park, in una roulotte. Semplice. Prega, sorride, carezza, fa del bene con le beatitudini. I mezzi poverissimi dell'ascolto, del dialogo viso a viso, l'entusiasmo di lavorare insieme con coraggio per la giustizia e la pace, l'aiuto reciproco nel momento della fatica o della persecuzione, lo splendore quotidiano del contemplare con cuore puro il volto di Dio nella liturgia, nell'ascolto della parola, nella preghiera, nei poveri. Vi sembra poco tutto questo? Questa è la strada. E
È vero che le beatitudini donate da Dio non sono il nostro piatto forte. Dobbiamo imparare ancora. Dobbiamo cercare per questa strada offrire ai nostri concittadini il pasto forte che li farà crescere. E quando lo trovano, ecco che la fede fiorisce, mette radici, si innesta nella vigna che è la Chiesa, da cui riceve la linfa della vita dello Spirito. Pensiamo di dover offrire altro al mondo se non il Vangelo creduto e vissuto? Vi prego, non scandalizziamo i piccoli. Se offriamo lo spettacolo di una comunità presuntuosa, vi invito a visitare la Elemosineria Apostolica. Lì il Cardinal Krajewski, che è un po' diavoletto, ha messo una fotografia che ha fatto un ragazzo fotografo di Roma, artista, che c'è la uscita di un ristorante in inverno, esce una signora di età quasi anziana, con la pelliccia, il cappello, i guanti, elegantissima la signora. Anche guardando tu senti l'odore del profumo francese, tutto perfetto lì. E ai piedi della porta, sul pavimento, un'altra donna vestita con strappi che tende la mano. E quella signora elegante guarda da un'altra parte. Quella fotografia si chiama Indifferenza. Andate a guardarlo. Non scandalizziamo i piccoli, non cadiamo nell'indifferenza. Se offriamo lo spettacolo di una comunità presuntuosa, come questa fotografia, interessata, triste, che vive la competizione, il conflitto, l'esclusione, ci meritiamo le parole di Gesù: non ho bisogno di voi, non mi servite a nulla. Anzi, poiché rischiate di fare molti danni, direbbe Gesù, sarebbe meglio che spariste buttandovi in fondo del mare per non scandalizzare. Roma è un po' lontana dal mare, ma si può dire vate a buta a Ortevere. A Firenze chiesi poi a tutti i partecipanti al convegno di riprendere in mano Evangelii Gaudium. Questo è il punto di partenza secondo dell'evangelizzazione post-consiliare. Perché dico punto di partenza secondo? Perché il primo punto di partenza è il documento più grande uscito del dopo concilio, l'Evangelii Nuntiandi. Evangelii Gaudium è un aggiornamento, un'imitazione dell'Evangelii Nuntiandi per oggi, ma la forza è il primo. Prendete in mano il Evangelii Gaudium, ritornate sul percorso di trasformazione missionaria delle comunità cristiane che è proposto nelle pagine dell'esortazione. Lo stesso chiedo a voi stasera, indirizzandovi in particolare ad una parte del secondo capitolo dell'Evangelii Gaudium, quello delle sfide all'evangelizzazione, le sfide della cultura urbana, i numeri che vanno dal 61 al 75. Faccio due sottolineature in vista del cammino del prossimo anno, che rappresentano anche
i due compiti che vi affido. Primo, esercitare uno sguardo contemplativo sulla vita delle persone che abitano la città. Guardare. E per far questo, in ogni parrocchia, cerchiamo di comprendere come vivono la gente, come pensano, cosa sentono gli abitanti del nostro quartiere, adulti e giovani. Cerchiamo di raccogliere storie di vita. Storie di vita esemplari, significative di quello che vive la maggioranza delle persone. Possiamo raccogliere queste storie di vita interrogando con amicizia i genitori dei bambini e dei ragazzi, o andando a trovare gli anziani, o intervistando i giovani a scuola, d'intesa con i loro insegnanti. Ho menzionato gli anziani, per favore non dimenticarli, eh? Adesso sono più curati perché, come manca il lavoro, l'anziano ha la pensione e lo curano meglio all'anziano, no? Fate parlare i vecchi, non per diventare antiquati, no, no, per avere l'odore delle radici e poter andare avanti radicati. Noi con questa tecnologia del virtuale rischiamo di perdere la radicalità, le radici, diventare sradicati, liquidi, come diceva un filosofo, o di più, come piace dire a me, gassosi, senza consistenza, perché non siamo radicati, abbiamo perso il succo delle radici per crescere, per fiorire, per dare frutti, no? Facciamo parlare gli anziani, eh? Non dimenticatevi di questo, no? Un ascolto che della gente che sempre più è il grido dei piccoli. Ma soprattutto avete uno sguardo contemplativo. Per avvicinarsi con lo sguardo contemplativo. E avvicinarsi toccando la realtà. Il tatto è dei cinque sensi è il più pieno, il più completo. Secondo compito, esercitare uno sguardo contemplativo sulle culture nuove che si generano nella città. Noi sappiamo, la città di Roma è un organismo che palpita, prendiamo consapevolezza che lì dove le persone vivono e si incontrano si produce sempre qualcosa di nuovo che va al di là delle singole storie dei suoi abitanti. In Evangelii Gaudium ho sottolineato che sono proprio i contesti urbani i luoghi dove viene prodotta una nuova cultura, nuovi racconti, nuovi simboli, nuovi paradigmi, nuovi linguaggi, nuovi messaggi. Capirli, trovarli, capirli. E tutto questo produce del bene e del male. Il male è spesso sotto gli occhi di tutti, cittadini a metà, non cittadini, avanzi urbani, perché ci sono persone che non accedono alle stesse possibilità di vita degli altri e che vengono scartate, segregazione, violenza, corruzione, criminalità, traffico di droga, di esseri umani, abuso dei minori e abbandono degli anziani. Si generano così delle tensioni insopportabili. Come avete ricordato, ci sono in tanti quartieri di Roma guerre tra poveri, discriminazioni, xenofobia,
anche il razzismo. Oggi ho incontrato in Vaticano 500 Rom e ho sentito cose dolorose. Xenofobia. State attenti, perché il fenomeno culturale mondiale, diciamo almeno europeo, dei populismi cresce seminando paura. Ma anche nella città c'è tanto bene, perché ci sono luoghi positivi, luoghi fecondi, lì dove i cittadini si incontrano e dialogano in maniera solidale e costruttiva. Ecco che si crea un tessuto connettivo dove persone e gruppi condividono diverse modalità di sognare la vita, immaginare simili, e si costituiscono nuovi settori umani, territori culturali invisibili, come ho detto in Evangelii Gaudium 74. Signore, benedica il nostro ascolto della città. E poi ci diamo appuntamento a Pentecoste. Sarà per noi l'incontro con il volto del Signore nel rovetto ardente. Ci toglieremo i sandali, ci veleremo il volto e diremo addio il nostro sì. Ti seguiamo mentre scendi in mezzo al popolo per ascoltare il grido dei popoli, dei poveri. Grazie. Io ringrazio tantissimo a nome di tutti Papa Francesco. Penso questa sera torniamo a casa felici per questo invito a entrare in un santo squilibrio e a vivere da folli di Dio. Ecco, noi sappiamo che c'è una tradizione fortissima dei folli di Dio e quindi ci auguriamo, dopo questo forte invito, veramente a vivere queste indicazioni che preziose. Non resistemare? No. Non vogliamo risistemare un museo. Fare piacere. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Noi grazie a voi. Terminiamo adesso con una preghiera, poi vi potete fermare per la compieta e intanto accettiamo la benedizione del nostro vescovo. Chiediamo alla Madonna che ci accompagni in questo processo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ti benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo. Amen. Grazie. Grazie. Insieme. Chiesa di Dio, popolo in festa, alleluia, alleluia.
Chiesa di Dio, popolo in festa, canta di gioia il Signore con te. Dio ti guida come un padre, tu ritrovi la vita con lui, rendigli grazie, sii fedele, finché il suo regno ti aprirà. Chiesa di Dio, popolo in festa, alleluia, alleluia. Chiesa di Dio, popolo in festa, canta di gioia il Signore con te.